ragazzo vende la piscina a 300 euro, ma è compreso il morto? Beh, morto compreso è conveniente. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi farò un video dedicato agli annunci più assurdi e sgrammaticati. Uno si chiede, ma sono tutti veri? Mi piace pensare di no, siamo messi veramente male. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Oh, attenzione, qua si vendono collane e agnelli. Gli agnelli sono importanti, scusa. Voi uomini, che non gli regalate un agnello alla vostra donna? È nemo. Quale modo migliore per dimostrare il vostro amore? Un agnello. Se anche tu come me pensi alla stessa cosa, sei malato! Vendo vaso per fiori in ceramica, dimensioni... Sto importando le dimensioni. 25 centimetri. No! Largo 10 cm. È più importante la larghezza che la lunghezza. A 15 euro lo vendono pure al sexy shop. Poi, oh, mitici VHS. Vendo 37 videocassette VHS. Alcune mai usate o usate pochissimo. Tutte insieme 50 euro. Ma singolarmente un euro l'una. Sono 37, un euro l'una. Mi stai a coglionare? Cioè, a te in matematica t'hanno rimandato, ma t'hanno rimandato proprio a f***. Ma come si fa a scrivere cose? Sono conti semplici questi. Comunque non spedisco, potete contattarmi, no, perdi tempo. Quindi non state lì a perdere tempo a fare i conti. Ogni videocassetta costa un euro. Sono 37 videocassette, totale 50 euro. Basta, non sta a perdere tempo. Porta vini in zingo. Non in zinco, in zingo, perché l'ha vinto al bingo. Fatto a mano, ci vanno circa 80 bottiglie. Vendo causa vino tutto bevuto. Si è scolato tutto. E poi ha fatto l'annuncio. C'è rimasta solo una bottiglia, ma è vuota. Quella te la regala insieme a tutto il portavino. Ammazza, ma questo si vende aereo. 80 milioni di dollari. Ci credo, su eBay trovi l'acquirente sicuro. Non è una fregatura, No. Ma cosa interessante? Tu dici, 80 milioni è tanto. Ma attenzione, perché sono solo 5,50 dollari di spedizione. Un pochino di spedizione ci vuole, bisogna imballarlo, è bello grosso. Capisco che dice, la spedizione è tanto. Vabbè, ci sta, oh. E poi, mi dispiace, è usato. Lo so, però l'ha usato Tom Cruise. Oh, regalo cane vaginato. Però cane, guarda, me lo pierei io. Signori, è vaginato. Fategli sporcaccione. Scarpe con il tacco davanti. Ma che davvero, ma che è sta merda? Vendo scarpe con il tacco davanti per camminare in discesa come se si fosse in piano. Ma veramente hanno inventato sta cosa? Modello bisex, uomo e donna nella stessa confezione. Ma dove ci vai in giro con sta roba? Ma manco un clown. Terribile. Poi sta 350 euro, ci credo, è un pezzo unico. Legna di bosco da ardere, un euro. Compresa pure da spedizione qua, E a proposito di legna da ardere, abbiamo pure un camino di legno. Utilissimo. Con questo proprio andate sul sicuro, Tranquilli. Il fuoco lo contiene tutto dentro. Quando lo accendi, ti scarpe da come le fiamme dell'inferno. Per conto di mia zia che non voleva apparire nella foto, cappotto donna taglia 40 in ottimo stato. Signora, lei non sta bene. Cioè, ma ha usato un manichino? Ma che è sta roba? Ma pare un film horror, ma che è? La posso vedere, è inquietante. Attenzione, vendo specchio mai usato, 150 euro. E guardate come ha fatto la foto. Così l'ha fatta. Ma qualcuno gli ha scritto un commento: hai appena finito di usarlo, ti vedo nel riflesso, ti do 100 euro. C'ha ragione, scusa. Vabbè, dai, però non l'ha usato tutto, l'ha usato mezzo e mezzo. Questo vende bambola inquietante e possibilmente posseduta vintage a 80 euro. Tu dici, è tanto? Beh, è posseduta. Vuoi mettere, sta pure l'anima del demone dentro. Quando si legge, allora, a casa nostra, man mano passavano i giorni, diventava sempre più gelida e spesso si muovono, ancora oggi, oggetti. Poltergeist. Anche in nostra presenza, inquietante. Beh, figo, se fa il mago è fighissimo. Contattatemi solo se interessate l'acquisto, grazie. Spedizione tracciata prezzo 5. È giusto come il jet quello di prima. Il prezzo è così alto per tutto il tempo e la follia dentro casa che ha dovuto passare la mia famiglia. Ah, poraccia, questa manco Annabelle. Qua si vende il tapirulan a un euro, se ne dovete sfare. Cioè, non ho capito, se muove a nastro, qua passano tutti i santi. Ma che? Ma perché mettete le foto che ci avete in galleria così? Bassissimo! È molto basso. Ma proprio su note basse questo. Attenzione, questo vende sto divano. Tra le varie cose, cioè, specifica che non ha mai avuto animali, quindi non è che hanno spisciacchiato sul divano, eccetera. Ma la foto parla chiaro. Ma sei un grande paraculo. Mobile ingresso stile classico e noce, 65 euro. Ma che è, la salsiccia col Chianti? Ma pure qua, ma prima di pubblicare annuncio, ma vedi che foto metti? Sei proprio un co***o. 1984, giubbaggi invece dei tubaghi. No, non erano tubaghi purtroppo. È una giubbaggi. Lo so. No, mi spiace, vengono in tre a vederla domani e qualcuno la acquista a prezzo pieno che è già regalato. E ha messo sta foto, sta a fan trasloco, una stanchezza e rincoglionimento. Ha scritto un messaggio privato nell'annuncio e ha messo una foto così. Quando uno dice proprio sa usare internet, Facebook, è molto social. Sei proprio un tecnoleso. Alberto di Natale in legno. Alberto di Natale. È bellissimo. Vabbè, a parte Alberto se sbagliate in albero, ma è una merda.
festa. Scusate, mettete in casa sta roba? Non fa Natale per niente. Però è per i gatti che invece di andare a distruggere tutti gli alberi di Natale, salgono sopra. È interessante, interessante. Decolleté usate un euro, scusate. Mi spiegate perché questa si è fatta le foto così in macchina e c'è sta una banana qua? È un messaggio in codice. Vendo decolleté in pelle nera tacco 15. Per info scrivere in privato. Secondo me questa fa un mestiere ben preciso, eh? Voglio dire, se devi di annunci e scrivi da un'altra parte. Ciao, ritiro il tuo bucato e te lo riporto stirato. Ma perché ci hai messo la foto di una pagnotta? Ah, perché secondo me nell'occasione ti fa pure il pane in casa. Tutto questo 12 euro a busto Arsizio. Ah, oh, devi ritirare il bucato, ti fa pure il pane, ma che vuoi? Oh, guardate quest'altro tecnoleso, ha scritto titolo, due punti, bici elettrica. Cioè, me lo immagino, questo secondo me è un signore un po' anziano che dice, oh, finalmente scrivo il mio primo annuncio su Facebook. Allora, scriviamo. Titolo, due punti, bici elettrica. Me fa tanta tenerezza. Mobili, 70 euro, mobili, però ce ne sta uno. Ma la cosa interessante è che si vede il riflesso di chi ha fatto la foto e sta pure in mutande. Ma già te prego, dai, Maruzze, po'. Kindle mai usato in perfette condizioni, 80 euro. Beh, si vede che non è usato. Si vede proprio che è in perfettissime condizioni. Ma perché poi c'è sta il simbolo della Apple? Ah, mamma mia, con questo ci hai arato i campi. Ma che hai fatto, oh? Imetec scaldasonno. Scaldasonno, Imetec in lana mirino. Non merino, mirino. È uno scaldasonno solo per i cecchini. Pure i tiratori scelti se devono riposare. Quindi sì, apprezzamento di terreno, non appezzamento, apprezzamento. Se apprezzi questo apprezzamento, te lo vendo. Apprezzo, apprezzo. A che prezzo? Ciccina, quattro fiocchi con mobile sotto scorrevole. Quanto è bella sta ciccina, quattro fiocchi. Vedi, sono quattro, qua, un fiocco, due fiocchi, tre fiocchi e quattro fiocchi. Con mobile scorrevole. Scrivania formica, un dollaro. Qua addirittura cambiamo la valuta. La scrivania, devo dire, non me l'aspettavo così. Me l'aspettavo un po' diversa, eh. Comunque, buone vacanze. Per inutizio, vendo testa di cinguale. Sta testa di cinguale è proprio bella, però, eh. Lui dice, vabbè, si è sbagliato a scrivere. No, no, ha ripetuto, vendo per inutizio. Però non esiste la parola inutilizzo, è inutizio. Però qua la cinghia ha scritto giusto. Molto bello, consegnò a mano per Bologna 50 euro. Cioè, immaginate questo che va in giro con sta testa di cinghiale sotto i portici a Bologna a consegnarla a qualcuno. Viale Montenero, 200 euro. Questo è Viale Montenero. Cioè, la via devi scrivere da una parte, macchina fotografica dall'altra. Cioè, basi proprio. Scarpette fucsia a 5 euro. 500 euro. Perché uno dice non vedo lo zero. Comodi, allegre, eleganti. Soprattutto sono allegre. Perché quando ti chiede 5 euro e poi gliene devi dare 500. E non solo, perché poi c'è scritto pure 7 euro. Dio mio, ma decidete. Cioè, costa 5 euro, 500 euro o 7 euro? Qua devi fare una media. Qua devi fare la somma diviso 3. E quando viene fuori 170 euro. Qua c'è un gruppo che si chiama Te lo regalo a Ostia. La crisi si combatte così. Vediamo. Rassegno questa lavatrice. Ha preso pioggia, ma dovrebbe essere funzionante. Dovrebbe. Manca il motore, non fa centrifuga. Allora che cazzo la vendi a fare? Se può interessare è in regalo, Ostia Centro, grazie. Cioè, proprio la disperazione, non fa manco la centrifuga, andiamo. Poi se sa manco se funziona. Bene signori, la crisi si combatte così. Due armadi, uno ad angolo, misure standard, non perdi tempo, entro oggi o domani. Do subito. Beh, mi sa che ormai è passato, eh. Già te sei perso 8 ore. Questo è l'armadio, ma perché hai visto pure la foto del letto? Mazza, oh, ma su sto cuscino che c'hai fatto? Te suda la capoccia. Questo è uno che pensa tanto. Oh, però te lo regala, non è tenuto manco male. Amplificatore Kenwood funzionando a 65 euro. Questo secondo me gli è caduto a terra proprio in questo esatto momento. E così, e poi gli ha fatto la foto. Ciabatte donna con pelo morbido, 5 euro. Mazza, che schifo, ma che c'hai fatta, oh? Ma che vivi sotto una miniera? Ma che è? Ma che schifo. Puttane, ne voglio manco gratis. Dai, ma cosa fa? Vendo in blocco a 200 euro o singolarmente orologi originali di marca, case eccetera. Prezzo leggermente trattabile. Dipende. Quindi uno costa 25 euro, 1,70, 1,90. Questi sono i prezzi singolarmente. Che se fai la somma, conviene. Perché la somma fa 185, non 200 euro. Quindi mi raccomando, tu digli che i vuoi singoli. Te lo inchiappetti tu, capito? Questo vende l'automobile e beh, bel modo di coprire la targa. Fatte una manicure, figlio. Ma a proposito di coprire la targa, c'è uno che lo batte sicuramente. Ed è questo signore qui. Pur di non far vedere la targa, guardate come si mette. È incredibile. Attenzione, a un euro cronografo. Ma st'annuncio chi ha messo, Giovanotti? Ma porca miseria. Apri bottiglia in vetro di Murano. Beh, non mi sembra troppo un apri bottiglia, però. Attenzione, se vende un quadrilocale. Ho l'acceso, scrivo. Poi questi non so quattro locali, vai a dire che ha sbagliato. Poi lui dice, e mica io ho scritto quadrilocale. Ho scritto quadrilocale, un'altra cosa. Ma guardate questo, ho bisogno di un coinquilino. L'ha scritto pure in inglese. 280 euro al mese. Perché giustamente non c'ha voglia di fare i piatti. Almeno con un coinquilino ci si smezza le cose. Negozio
negozio affittato a 200 euro, ma tra un anno il canone passa a 350 euro. Questo è il reddito 12,5%, ma perché ci ha messo sta foto? Ma dove sta andando? Questo sta scappando. Secondo me scappa in treno perché questo è un truffatore. Beh, c'ha proprio il fisico di ruolo di un truffatore di professione proprio. Anello 18 caratteri. Questo anello c'ha varie personalità, eh. 18 sono abbastanza. Tu dici, vabbè, sei sbagliato a scrivere invece dei carati, caratteri. No, l'ha ripetuto, anello 18 caratteri. Ah, oh, signori, sono già 18 caratteri. Uno un po' più allegro, uno un po' più incazzato, uno un po' triste. C'è stampato tutto, tante sfumature. Bene ragazzi, però c'è tutto. Se vi è piaciuto questo video, date un'occhiata a quest'altro se non l'avete visto. Mi raccomando, lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E vabbè! I can be so much better. Dreams about you with me.